quando noi andiamo ad avere un impatto con le multinazionali, con i grandi caseifici che non lavorano latte munto dagli animali, ma lavorano siero di latte, prodotto in laboratorio, e non possiamo andare dietro con i costi. Siamo vicino al popolo in questo momento di bisogno e di necessità. Ma il tavolo di crisi è un'ulteriore presa in giro. A quel tavolo di crisi sono andati a sedersi, ovviamente, come sempre, i nostri rappresentanti di categoria, che in realtà non rappresentano nessuno e niente. I giovani che vivono in questi paesi hanno terreni dove possono lavorare, ma se giustamente non c'è un giusto compenso, non c'è una giusta remunerazione dei prodotti, non possono rimanere nei propri paesi, nei propri campi, quindi lo spopolamento è inevitabile.